Non sapevo cosa scegliere, non sapevo se scegliere solo TV o solo trofei, quindi al momento sono proprio in mezzo agli Zebedei. Salve a tutti da Amos Laurito e benvenuti, ben ritrovati in un vlog qui sul canale Amos Laurito. Sì, sono io, Amos Laurito. È tanto tempo, davvero tantissimo tempo che non faccio un video. Io adesso sto editando, o meglio, sto facendo questo vlog a fine febbraio. E precedentemente, cioè un mese fa, ho fatto il video. Il sim racing è un lavoro e anche il video dove Tonizia è diventato campione del mondo per la FDA Oblo Esport Team. Insomma, quindi per me questo è un momento molto speciale perché effettivamente sono in un posto nuovo, non so nemmeno com'è l'audio. Spero che sia buono. Cercherò di migliorare, di mettermi magari un microfono sui vestiti per le prossime volte. E davvero l'argomento che sto per raccontarvi è molto molto importante e c'entra moltissimo il luogo in cui sono ora, dato che si parla di trasferimenti. Non sapevo che cosa scegliere in background e ho lasciato il classico, classicissimo camino, 10 ore di video e le visual di questo canale qua, che non manco visto qual è, slitteranno per i prossimi vlog e tutto, ma sono veramente felice, fatemi dire, di essere tornato qui su YouTube e di poter fare video con voi, al momento vlog, ma sicuramente anche video gameplay in futuro. Non solo Formula 1, ve lo dico già da ora, e non solo questa piattaforma, perché voglio iniziare alla grande, ricominciare, per me è un nuovo inizio su Twitch, perché l'ultima live è di fine giugno 2019 e ho quasi 3000 follower che sono rimasti lì da fine giugno e sono aumentati, però sono rimasti lì senza video e senza live. Non facevo video se non quei due che vi ho detto all'inizio da fine novembre, quindi 3 mesi per me che non faccio video, anzi 4 mesi che non pubblico video su questo canale. Ora finalmente posso farne di più, con più continuità, e posso farne di più, insomma. In poche parole, non posso dirvi altro, ma ora la situazione è un po' cambiata e decisamente migliorata per quanto riguarda questa piattaforma, insomma, i social network, e eccomi. Eccomi, eccomi, eccomi. Ed è per questo che oggi parlerò di diversi posti, diverse città. Io direi di partire con una Cremona, poi Bergamo, Azzano San Paolo, Levizzano Rangone e poi Maranello. E Mantova? E dove la mettiamo Mantova? Benvenuti nell'infinito viaggio alla ricerca di una dimora del sottoscritto. Ho appena citato 6 paesi o città che a voi potranno dire qualcosa come niente. Ebbene, sono tutti posti che io ho considerato casa mia per almeno un mese nell'arco di questi ultimi 11 mesi e pochi giorni. Questo perché mi sono trasferito da una parte e dall'altra, altrove, ancora altrove, ancora altrove, ancora altrove, eccetera, eccetera. In questo video vorrei raccontarvi una storia che per me è quasi indescrivibile. Perché non so quanto una persona possa resistere a tutto ciò. Quindi preparatevi perché potreste perdervi tra tutte le cianfrusaglie che vedrete. Quindi auguri. È davvero difficile per una persona cambiare così tante volte nel corso di nemmeno un anno. Dopo quasi 14 anni passati a Cremona, a febbraio del 2019, ho deciso di andare a vivere altrove per la prima volta da solo, quindi non con mia mamma, non con la mia famiglia, per accettare una proposta di lavoro del mio vecchio team, ovvero Samsung Morning Stars. E quindi, da febbraio 2019, appunto, sono andato a vivere a Bergamo. Ho preso la macchina, l'ho caricata per bene, ci ho proprio ficcato dentro tutte le cose possibili e inimmaginabili, ho preso anche una bici, quello però in un secondo viaggio, e sono andato a vivere insieme ad altri pro player di altri videogiochi per un lasso di tempo abbastanza significativo e molto 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 importante per me. La casa non era una casa, era una villa, era qualcosa di gigantesco che va veramente. Wow, era una gaming house incredibile ed era situata in un posto che io ho amato particolarmente perché Bergamo era bellissima, è bellissima perché c'è Bergamo Alta, mi piace il Bergamasco, mi piace tantissimo perché c'è tutto a pochissimi metri da casa tua, ovunque tu abiti. In quel appunto di Bergamo. È bella, non so, a me veramente è piaciuta particolarmente, infatti è per me la città migliore in cui io sia mai stato e sono stato anche a Milano, ho vissuto a Milano quando ero più piccolo, ho vissuto anche a Marsiglia, ho vissuto vicino Cosenza, quindi io ho viaggiato tanto anche in passato, ma per me Bergamo sarà perché ero alla mia prima esperienza da solo e l'ho adorata, non lo so.
Quindi bergamaschi, mettete un bel mi piace. Dopo aver affrontato diversi campionati, tra cui aver centrato la qualificazione per la terza volta consecutiva all'F1 Esports 2019, io e mia mamma, insieme agli animaletti, decidiamo di trasferirci a Mantova, lasciando così definitivamente un pezzo di cuore che era appunto Cremona. Affrontando una nuova avventura sempre in Lombardia, ma con delle abitudini da rivedere e da ricreare. Per me, ve lo dico con tutta la sincerità, non è stato molto difficile cambiare. Secondo me entra il fatto di essere giovane e non avere una persona a proprio carico, insomma non avere un figlio. Mentre per mia mamma naturalmente è stato molto difficile perché è diverso, secondo me, per un genitore. Il genitore si focalizza e si perderebbe anche tra una marca di latte e l'altra quando va al supermercato. Non saprebbe più quale scegliere. So che è stato molto difficile per lei, ma adesso si trova veramente da Dio, quindi sono contento. Inoltre, per una mamma, figuratevi di entrare in un'altra casa e dover sistemare nuovamente tutti i mobili. Peggio architetto, peggio ingegneri veramente diventano, ve lo assicuro. Piccola parentesi, per Luna, che è il mio primo cagnolino, e per Michi, che è la mia prima gattina, è stato facilissimo andare a vivere altrove, perché lì c'è tutto lo spazio del mondo, possono uscire e fare quello che vogliono. Quindi in questo momento io sarei a Bergamo, ma ho fatto un trasferimento a Mantova, quindi niente più Cremona. Ciao ciao. Solo che dopo questi fatti per me le cose cambiano radicalmente. A luglio arriva la svolta inaspettata. Ferrari decide di prendere Davito Nizza e me come primi e secondi piloti su 3 al momento per l'eSport di Formula 1. Quindi io e David dobbiamo ritrovarci da qualche parte e iniziare a provare insieme, iniziare a stare insieme, iniziare a guidare e lavorare insieme sui simulatori. Aspettando il trasferimento nelle zone di Maranello, ci siamo accasati ad Azzano San Paolo e lì abbiamo iniziato ad allenarci insieme, abbiamo iniziato a vedere i pro e i contro di Formula 1 2019, che alla fine avevamo da pochissimo perché c'era il ProDraft di mezzo, nel ProDraft si utilizzava F1 2018 eccetera eccetera, quindi abbiamo conosciuto insieme il gioco, ci siamo allenati nelle prime 3 piste che erano Bahrain, Cina e Baku. È stata una parentesi abbastanza veloce quella di Azzano, devo essere sincero, anche se è durata più di un mese. E poi nuovamente, almeno per me, ci siamo trasferiti a Bergamo in un altro appartamento, quindi non più la gaming house, e lì è arrivato anche Gianfranco. Per chi non lo sapesse, sto parlando di Gianfranco Giglioli, che saluto, e che ha di fatto reso completo il team Ferrari Driver Academy Sport Hublot. L'appartamento in quel di Bergamo era situato in zona centro Bergamo Bassa ed era un pochino piccolo, avevamo 3 stanze, un bagno e una cucina barra salotto, che in realtà era semplicemente un corridoio. Ho una spezzone di video bellissimo dove stavamo cucinando ed eravamo tutti ammassati sui fornelli, praticamente proprio sopra i fornelli, fantastico. Ovviamente Gianfranco, appena arrivato, si è subito unito con noi per guidare anche lui sui simulatori, quindi facevamo un orario d'ufficio 9:13, 15, 19 e non eravamo più in 2 ma bensì in 3. Da settembre, udite udite, non solo che abbiamo casa ma addirittura regione, perché ci trasferiamo nelle zone di Maranello, precisamente a Levizzano Rangone, con un castello meraviglioso di fianco che protegge, o meglio proteggeva, intorno al 1300 diverse anime che popolavano appunto Levicianus, una volta era Levicianus. Ora il paesino è di 500 abitanti e noi eravamo parte di questo paese in collina. Tra l'altro, una volta pure nevicato, e non è stato per niente facile andare a riprendere David da scuola, perché da settembre naturalmente le scuole cominciano. Io ho fatto praticamente da settembre fino anche adesso avanti e indietro per portare a scuola e poi di nuovo a casa David, dato che ancora lui non ha la patente, minorenne né maggiorenne, quindi auguri ancora per il 18esimo David, 14 gennaio, siamo a marzo, finalmente se sta godendo questi giorni da maggiorenne. Ma a parte questo, anche se per me era davvero un piacere stare con David, perché insomma mi trovo molto bene con lui e penso che si sia visto anche in video passati, ormai viviamo insieme da parecchio tempo, quindi Non mi aspetto altro che lui bussi alla porta per chiedermi di mangiare, di cenare adesso, perché sicuramente me lo dirà e non sarà contento quando gli dirò che devo finire il video. L'unico difetto di abitare a Levizzano è che si doveva prendere la macchina per andare ovunque. Anche se ti mancava l'acqua, dovevi andare nel primo negozio di alimentari, che era a Maranello, quindi una decina di chilometri prendevi la macchina e andavi al primo mercatino, supermercato che trovavi. Non solo quello, ovviamente anche il fatto che Davide dovesse alzarsi molto presto per andare a scuola, quindi
accompagnarlo, e meno, non era una fatica per me, però naturalmente è una cosa in più. Inoltre abitavamo in un posto dove non prendeva il telefono, avevamo la connessione, è vero, ma non prendeva il telefono normalmente, dunque chiamate solo tramite WhatsApp o altre app, mai con le linee, quelle, la rete normale. Quindi è stato un po' difficile abitare là, ma vi assicuro che abbiamo imparato tantissimo ad amarlo, anche perché abbiamo preso il coniglio, abbiamo preso poi il cane, ho preso il cane, ho preso il mio bellissimo Rock. Non posso urlarlo perché in questo momento sta dormendo e appena sente il suo nome si sveglia e inizia a volere la pappa. A posto, non si è svegliato. Essendo un posto in collina era fantastico il paesaggio ed era bellissimo uscire con il proprio cane a passeggio, correre anche con lui, quindi smaltire tanto peso in eccesso. A parte i discorsi futili, da settembre a dicembre ci siamo allenati costantemente lì e nella training facility per l'F1 Pro Series. E poi dopo le feste natalizie sono tornato per un allenamento molto leggero che però comportava molto più allenamento fisico. In tutto ciò io ho preso il cane il 27 di novembre, prima era un cagnolino, ino, e adesso è diventato un cagnolone, one. E voglio tanto fare un video riguardo a lui, con la sua crescita, insomma, la sua progressione, perché alla fine ho fatto diversi video, tante foto, tantissime GIF. Non so, sono impazzito con le GIF per il mio cane ed è il mio primo vero impegno, che alla fine io sono quasi un genitore, anzi sono un genitore per lui, ed è il mio primo vero impegno perché Luna, il mio primo cagnolino, come detto poco fa in questo stesso video, lo gestivamo in 2-3 persone. In questo caso, essendo soltanto mio, il cane è una grande responsabilità, anche perché ho la ragazza che sta ancora a Cremona, ho i parenti, o meglio mia mamma che sta a Mantova e io abito non a Levizzano, ma adesso ci arriviamo. E quindi io devo continuamente portarlo a spasso. Ma è un cane fantastico perché in macchina non fa nulla. Ma vorrei appunto farci un video a riguardo. Dunque, se volete, scrivetemi qui nei commenti perché dovrei fare un video a riguardo. Da febbraio di quest'anno, però, le cose sono nuovamente cambiate. Infatti, quella che vedete dietro di me non è la parete gialla arancione che avete visto nel video del sim racing. No, è una parete bianca con dietro una TV che mi sono portato da casa mia, ho dei trofei perché ho deciso di portarmi anche i trofei dato che la casa è più grande, ho allestito questa camera proprio con tantissima passione, tantissimo cuore ed è la stanzetta più bella che io abbia mai avuto ed è una casa, un appartamento all'interno di Maranello Centro, favoloso. Finalmente posso dire di abitare a Maranello città, un posto molto rosso, spumeggiante, fantastico, meraviglioso, ma se volete anche un video su Maranello, scrivetelo non nei commenti, ma no, non scrivetemelo proprio, lasciate un bel mi piace e a seconda di quanti mi piace vedrò in questo video, vedrò di parlarvi un po' anche di Maranello, magari facendo anche un bel tour in bici con tutte le zone bellissime che bisogna esplorare una volta che si arriva qui. Detto questo, il posto in cui sono ora dovrebbe essere l'ultima tappa di quest'anno. Sei trasferimenti, sei e più macchine caricate per dei grandi viaggi, tante le batterie vitali usate e infinite le gioie che mi sono tolto in questi ultimi 11 mesi della mia vita. Viaggiare è bellissimo e qui credo che siamo d'accordo tutti. Ma continuare a cambiare luogo in cui si sta, quindi trasferirsi, continuare a trasferirsi, credo che non sia una cosa molto facile. Solo che credo di essere particolarmente strano perché io amo farlo e lo rifarei volentieri, ma adesso sto bene qui davvero, non c'è bisogno, non c'è bisogno, lo giuro, lo giuro. Ci tengo a dire un'ultima cosa, per me questi sono stati cambiamenti necessari perché si tratta di lavoro vero e proprio. Da poco sono passati 2 anni dalla cancellazione del canale su T69 FU da parte di qualcuno, ma non voglio tornare su quell'argomento. Voglio solo togliermi qualche sassolino dalla scarpa dicendovi e dicendomi che il vecchio Amos che qualcuno ha deciso di cancellare quella notte del 24 febbraio si è sempre saputo rialzare, ha sopportato il ProDraft del 2018, ha lavorato in una fabbrica di dolci e poi in una fabbrica di vernici per Spartitraffico, successivamente ha inseguito la sua passione diventando un sim driver a tempo pieno e infine ha raggiunto il sogno di diventare un pilota di Formula 1, non reale, virtuale, ma per il team più storico, iconico, fantastico, incredibile della storia. Ferrari.
I risultati riguardo ciò non sono stati sicuramente soddisfacenti e io lo so meglio di chiunque altro. Non sono felice di quello che ho materializzato davanti a tutte le persone che mi hanno guardato e che mi hanno sostenuto. Ma questo Amos sa che ha dato tutto quello che poteva dare e che si meritava questa opportunità e non vuole essere, non vorrebbe essere screditato più di quanto non faccia lui stesso riguardo a queste 9 gare che non sono andate bene. E comunque è stato in un campionato dove correvano i 20 piloti migliori del mondo, dove è arrivato 20esimo sì, una volta, ma per via di 2 soste contro la sosta unica di tutti gli altri. Altrimenti sì, il range era tra il 13esimo e il 18esimo posto. Non era sicuramente il massimo, ma non era nemmeno essere così tanto lontani dagli altri, dalla vetta. 10 secondi, un secondo dalla zona punti, 10 secondi dalla prima posizione. Era incredibile come campionato. Ma alla fin fine, ragazzi, il resto è storia. Grazie mille per aver visto questo video, Rincos. Vi do un grandissimo bacione, un grandissimo abbraccio e vi do appuntamento al prossimo video, sempre qui con Amos Laurito. E se non mettete un bel mi piace, vi arriverà il DAS a casa. Io ve l'ho detto, ragazzi, o il Pongo come volete voi, io ve l'ho detto. Quindi mettete un bel like, un bel pollicione in su, che rendete questa persona, questo Amos, molto felice e volenteroso per fare tanti altri video, ora che posso farne tanti tanti, finalmente, forse. Ciao!